abbiamo coach Leone ai microfoni di Cane Caccia. Dici la tua impressione della partita. È stata molto dura, noi indubbiamente senza due giocatori di ruolo non siamo la stessa squadra, non abbiamo la stessa profondità vicino al canestro, quindi abbiamo fatto fatica. Inoltre gli avversari hanno giocato una partita secondo me splendida, preparata molto bene, loro sono molto ben allenati, hanno giocatori di talento che stanno crescendo secondo me in modo esponenziale, quindi complimenti a loro. La partita è sostanzialmente cambiata con l'uscita di Benassi, che io posso anche capire che abbia condizionato molto il match, e posso anche capire che il quinto fallo poteva essere non fischiato, ma a parte questo episodio direi che la squadra ha voluto vincere questa partita con un grande atteggiamento difensivo. Dopo, salendo di tono, sicuramente anche qualche fischio magari non fischiato a nostro sfavore ha potuto innervosire gli avversari, e questo ci può stare. Direi che dell'arbitraggio di stasera non possiamo lamentarci, ma al di là di questo ritengo che la squadra abbia fatto il possibile con una formazione largamente di emergenza. Magari dell'arbitraggio si lamentano loro, adesso lo chiedo a Nicola Gibellini. Infatti lo so che l'hai detto. Lo chiedo a Nicola Gibellini, mi ricordo di Nicola da quando era piccolo, che era dietro nelle trasferte alla Blu Aerobica, lui studiava, faceva finta di studiare. Io guidavo e lui studiava. No, non devo parlare così tanto come parlato. No, no, meno. No, vabbè, l'arbitraggio verso la fine più che altro ci siamo caricati di falli. E infatti io dovevo giocare da 5 con gli ultimi 4 esterni. E secondo me abbiamo giocato bene 35 minuti, poi ci siamo fatti mettere sotto da loro che hanno alzato il livello, e da qualche fischio che comunque si sa che gli arbitri possono sbagliare, ma bisogna andare avanti lo stesso, invece noi ci siamo fatti condizionare, tutto qua. Mi verrebbe da dire error humanum est, perseverare sul tuloro. Latino non ho mai studiato. Ma neanche le altre cose no, studiate. No, le altre sì, dai. No, beh, comunque ecco, come hai detto tu, 35 minuti praticamente siete stati avanti, poi l'uscita praticamente 4 lunghi fuori non era sicuramente facile. E Iseo ha in quel momento forse ritrovato Caramatti, ritrovato anche perché magari era meno marcato di prima. Bene, non lo so, perché la marcatura comunque su Caramatti è stata durante tutta la partita molto dura e molto asfissiante. Non credo che siano usciti i giocatori che erano preposti per la sua marcatura, quindi lui è salito di tono giustamente durante il match, e alla fine è riuscito anche a essere debordante con 2 o 3 contropiedi chiusi con schiacciata. È anche vero che il divario è assolutamente ingiusto per gli avversari, perché la partita è stata condotta da loro per 35 minuti, però insomma direi che dopo le ultime 2 sconfitte che abbiamo patito noi avevamo molta voglia di vincere, e se anche siamo stati forse in alcune situazioni forse anche eccessivi dal punto di vista dell'entusiasmo, questo deriva anche dal fatto che avevamo veramente molte scorie addosso dovute a 2 sconfitte sul filo di lana, che fino a prova contraria bruciano di più rispetto a quella di stasera. Bene, ok, vi ringrazio e ci risentiamo. Noi sabato ci risentiamo. Perché? Non lo so, giochiamo contro. Non io e te giochiamo contro, sì. Però vabbè. Ok, grazie. Ciao. Grazie.